Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Un altro appuntamento con le stelle di Azus. Buona giornata. Cartomanti Europei, che produce questa trasmissione televisiva su questo canale. Grazie a tutte le persone che collaborano quotidianamente a mandare in onda il racconto di Azus, l'astrologo di riferimento di Cartomanti Europei, ovviamente il racconto relativo all'oroscopo, a quelli che sono i movimenti astrali nel corso della giornata, nel corso delle settimane, degli anni, dei secoli. Ebbene, adesso grazie all'utilizzo del computer si può anche sapere l'oroscopo di, non so, tra 3 anni, per esempio, vero? Anche tra 10. Anche tra 10, perché ci sono i computer che riescono a simulare il transito. Bene, questa è una cosa molto interessante. Allora, 0773-493-5005 oppure www.cartomantieuropei.com per conoscere un po' più da vicino questa che è tra le più grandi e più importanti organizzazioni dedicate alla cartomanzia telefonica, ma non soltanto cartomanzia, anche astrologia, numerologia e una serie di altre opportunità di affiancamento nelle piccole e grandi difficoltà di ogni giorno. Di questo parliamo meglio tra un attimo. Intanto però iniziamo a parlare di stelle, partiamo dal segno zodiacale dell'Ariete. Eh sì, il segno zodiacale dell'Ariete, che vivrà un'altra giornata bella, positiva, promettente, devo dire. Che cosa significa promettente? Che promette molto da un punto di vista sentimentale, ma anche professionale. Questo è un periodo che voi dovete sfruttare a tutti i costi, il più possibile, perché oltre a questi transiti che ci sono nel segno del Toro e che vi regalano delle soddisfazioni materiali e quindi proprio a livello economico, finanziario in questo periodo, avete anche un Giove magnifico in un settore del cielo che ha a che fare comunque con la vostra attività, con la vostra quotidianità, con il vostro lavoro, con i vostri impegni. È un periodo in cui potete anche rinnovarvi da un punto di vista lavorativo, professionale. Che cosa significa? Che chi magari non è soddisfatto, non è contento di quello che fa quotidianamente, può trovare anche delle strade alternative. È chiaro che bisogna anche un po' impegnarsi, le cose non è che arrivano proprio da sole, bisogna lavorare sotto questo punto di vista, quindi se volete potete anche cambiare direzione in questo periodo. In effetti questo Saturno nel segno del Sagittario aumenta anche le vostre capacità di apprendere, di conoscere e quindi magari di iniziare anche una nuova attività professionale. La Luna di oggi è bella per l'amore, anche se insomma è una Luna che in contrasto con Venere nel segno del Toro può portare, diciamo, a dei confronti con il partner. Però un vecchio detto diceva che l'amore non è bello se non si litiga un po', Andiamo al segno del Toro. Per voi invece questa Luna è piuttosto difficile, complicata e pesante, perché vi mette di cattivo umore, perché va ad incidere sulla vostra vita sentimentale e devo dire anche lavorativa. Insomma, questa è una giornata in cui voi, amici del Toro, avrete un po' la Luna di traverso, non sarete mai soddisfatti di come andranno le cose, di quello che vi verrà detto, di quello che vi verrà proposto, e anche in famiglia, all'interno delle pareti domestiche, avrete sempre modo di lamentarvi con i figli, con il partner, con i vostri genitori. Ecco, fate passare questa Luna certamente negativa del segno del Leone, poi dai prossimi giorni recupererete certamente slancio, ottimismo e anche fiducia, perché questa Luna vi fa pensare male di tutti, di tutte le persone che vi circondano. Andiamo al segno dei Gemelli, una Luna decisamente interessante, quella che transita nell'amico segno del Leone. È una Luna che mette in evidenza le vostre qualità migliori, fatte di simpatia, di estroversione, no? Perché voi siete delle persone estroverse che riescono sempre in qualsiasi momento ad attaccare bottone, no? E quindi siete delle persone che non passano mai inosservate. Non sarete invisibili nemmeno in questa giornata in cui qualcuno è disposto anche a puntare su di voi da un punto di vista lavorativo, professionale. Però siccome voi riuscite in qualche modo ad instaurare questi rapporti in maniera molto facile, altrettanto facilmente, insomma, qualcuno potrebbe
prendervi, diciamo, in maniera un po' troppo superficiale, no? E quindi proporvi anche delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi occhio, questo è sempre un periodo in cui voi, amici dei gemelli, dovete muovervi con i piedi veramente di più. Andiamo al segno del cancro. È una luna certamente faticosa, ecco, questa che transita nel segno del leone, perché vi inchioda alle vostre responsabilità, ai vostri doveri. Avrete mille cose da fare in questa giornata e arriverete alla fine del giorno proprio stanchi da un punto di vista fisico. Del resto state mettendo anche tanta carne al fuoco in questo momento, voi amici del cancro, e si sa che siete delle persone tutto sommato delicate, no? Proprio fisicamente, siete figli della luna e quindi mal sopportate un eccesso di fatica, di impegni, però questa luna che transita nel segno del leone vi fa pensare addirittura di essere quasi invulnerabili, no? E questo vi fa peccare un po' di presunzione, dobbiamo dire. È una luna che invece vi chiede di puntare l'attenzione soprattutto sui rapporti familiari e sentimentali, che in questa giornata hanno tanto da dare. Anche se è venerdì 13? Anche se è venerdì 13. Certo. Poi un giorno parleremo del rapporto che c'è tra come dire, astrologia e... numerologia? No, quando uno... superstizione. Superstizione, ok. No. Superstizione. Beh, guarda, devo dirti, così per grandi linee, che un venerdì 13 ha ben poca rilevanza da un punto di vista astrologico. Ok, perfetto. Beh, okay. Questo già ci tranquillizza parecchio. www.cartomantieuropei.com. Questo è il sito internet di riferimento di una delle più grandi e più importanti organizzazioni, tra le più seguite in Italia, non solo in Italia, ma anche dal centro Europa, per quanto riguarda cartomanzia telefonica, ma arte della divinazione in genere, lo vedete, astrologia, numerologia e quant'altro. La prerogativa dello staff che opera all'interno di Cartomanti Europei è quella di essere di supporto ad un problema. È quella di cercare insieme a voi di illuminare il problema cambiando la visuale, guardandolo da svariati punti di vista, ma di lasciare sempre e soltanto il libero arbitrio della scelta finale, ripeto, sempre e soltanto nelle vostre mani. Questo è un elemento che va tenuto presente quando scegliete a chi rivolgervi. cartomantieuropei.com, il sito internet, 0773 49 3505, risponde uno staff esperto di centralinisti che da subito vi dicono e vi mettono in contatto con quella che è la persona, l'elemento dello staff di Cartomanti Europei più adatto alla vostra esigenza. Sappiate che ci sono cartomanti uomini, cartomanti donne, quindi potete scegliere magari con chi vi trovate meglio, dalla mattina prestissimo alla sera tardissimo, sempre per stare come dire, a vostra disposizione. Con fiducia, anche una volta, per così provare, per farsi una chiacchierata, vi invito a chiamare allo 0773 49 3505. Andiamo avanti noi con i segni zodiacali delle stelle di Azus e ripartiamo dal leone, giusto? Sì, segno del leone. Allora, sarete in questa giornata molto forti da un punto di vista emotivo. Che cosa significa? Che riuscirete a sopportare qualsiasi cosa, sarete molto sicuri di voi stessi. Ci saranno degli attacchi in questa giornata, che arriveranno sia dall'ambiente lavorativo e professionale, ma tante volte anche dal partner. Però voi sarete talmente sicuri di voi stessi e convinti di avere ragione che vi farete scivolare addosso qualsiasi cosa, andando dritti per la vostra strada, e sarà la scelta giusta, perché in effetti sarete voi ad avere ragione in questa giornata. Una giornata tutto sommato positiva per quanto vi riguarda, perché vi porta a sciogliere anche determinati nodi che possono riguardare anche dei rapporti, no? Che hanno a che fare con il lavoro, e quindi rendervi conto delle persone utili, delle persone di cui potete fidarvi, da quelle che invece andrebbero evitate perché hanno solo la capacità di farvi perdere del tempo. D'accordo. È una giornata con una luna in transito
nel vostro segno, che porta delle novità anche per le persone più giovani, per i single che possono sperare magari in un invito, in un incontro, in qualcosa che può regalare un'emozione, chissà, un bacio, un primo bacio. Andiamo al segno della Vergine. Per voi questa è una luna ancora piuttosto difficile, perché agisce sul vostro subconscio, e quindi voi, contrariamente al Leone, invece sarete piuttosto insicuri dei vostri sentimenti, delle vostre idee, e quindi avrete questa tendenza a lasciarvi un po' trascinare, coinvolgere dagli altri, a seguire un pochettino la corrente, cosa che non fa parte della vostra indole, perché sappiamo che voi siete delle persone invece estremamente precise, no? Che devono programmare qualsiasi cosa, la loro vita e la loro giornata lavorativa e professionale. In questo giorno invece sarete anche un po' distratti, avrete bisogno di affetto, avrete bisogno di sentire al vostro fianco la presenza di una persona in grado di sostenervi. Da qui la vostra debolezza, da qui le difficoltà a cui andate incontro in questo giorno, perché non sempre poi si trovano le persone giuste. Allora rischiate di appoggiarvi o di fidarvi di una persona sbagliata, d'accordo? Per quanto riguarda il lavoro e le nuove esperienze lavorative, questo è sempre un periodo tutto sommato positivo, no? Quindi possono arrivare in questa giornata anche delle notizie che voi stavate aspettando, però qualcuno potrebbe farsene sfuggire oppure dargli una importanza relativa. Ecco, invece magari potrebbero essere delle piccole svolte anche nella vostra vita, quindi occhio. Andiamo al segno della Bilancia. Per voi amici della Bilancia, questa è una luna decisamente positiva, molto bella rispetto a questo Saturno in transito nel Sagittario, amicizie molto positive, incontri costruttivi e soprattutto consigli da seguire in questa giornata, perché saranno veramente utili, veramente validi. E poi voi che dimostrate anche una certa simpatia, una certa spigliatezza nei rapporti personali, nei rapporti con il mondo circostante, e riuscirete a mettere in evidenza le vostre qualità, le vostre doti, in un periodo che spesso e volentieri vi vede invece insicuri, incerti sul da farsi. In questa giornata invece riuscirete a prendere anche delle iniziative e magari farvi avanti rispetto ad una persona che vi interessa da un punto di vista sentimentale. Per lo Scorpione, questa è una giornata piuttosto delicata, soprattutto per i rapporti affettivi, per le società, per le collaborazioni professionali, una luna che si scontra con tutti questi pianeti che ci sono in opposizione nel segno del Toro, litigi, ecco, cose che non vi stanno bene, delle insoddisfazioni che voi non riuscirete nemmeno più a nascondere e a trattenere nei confronti del partner, nei confronti del lavoro, nei confronti anche dei compiti che vi vengono assegnati in questa giornata e che voi non riuscirete proprio a sopportare, ok? Però attenzione, amici dello Scorpione, capisco, no? Questo desiderio anche di ribellarsi alle cose che non ci stanno bene, però in alcuni casi bisogna fare di necessità virtù, e quindi andare contro magari ad un capo, ad un superiore, potrebbe non essere proprio l'idea migliore del mondo. Ecco, tenete in considerazione questa cosa. Nei prossimi giorni andrà decisamente meglio, quindi forse per questa giornata la parola d'ordine è sopportare. Bene, allora ricordate l'appuntamento con questa fiera esoterica di prossima realizzazione. Infatti il 29 maggio, nell'arco della giornata, lo dico a beneficio di tutte le persone che magari ci ascoltano da Roma o che a Roma capiteranno il 29 maggio o che ci verranno anche apposta per assistere un po' più da vicino e anche per toccare un po' più da vicino l'ambiente di cartomanti europei. Presso la discoteca Blackout, che si trova a Roma appunto in via Casilina, ci sarà questa dal mattino questa fiera con tanti aspetti importanti e interessanti: museo dei tarocchi, la lettura della mano computerizzata, tante altre opportunità, diciamo così, di togliervi delle curiosità, la possibilità di entrare in contatto fisicamente con i cartomanti, di cartomanti europei, con lo stesso Azus, perché insieme a Monia, insieme ad Asia e ad altri ospiti condurremo una conferenza per parlare a
appunto di vari temi all'interno dell'arte che riguardano l'arte della divinazione, avremo la possibilità anche di rispondere alle domande del pubblico che parteciperà. Ricordate allora, fissate l'appuntamento 29 maggio dal mattino al tardo pomeriggio, discoteca Blackout, Roma, via Casilina. Torniamo a parlare delle stelle di Azus, ripartiamo dal segno zodiacale del Sagittario. Eh sì, Sagittari, guarda che luna, diceva una bella canzone di qualche anno fa. In effetti questa è una luna meravigliosa, transita nel segno del Leone. È un settore del cielo quello che ha a che fare con le conoscenze, con i viaggi, con le scoperte, con il movimento, con la capacità proprio di fare delle esperienze completamente diverse, che possono arricchirci sia dal punto di vista culturale che personale, che anche affettivo, devo dire, no? Quindi lasciatevi andare in questa giornata a tutto quello che accadrà, no? Perché sono delle situazioni certamente positive. Poi una luna che si sposa meravigliosamente con Saturno in transito nel vostro segno significa che le decisioni che prenderete in questa giornata sono destinate proprio a dare dei frutti a lunga scadenza e dei frutti estremamente positivi. Una giornata in cui potete prendere delle decisioni che riguardano anche la vostra vita affettiva, personale, ma anche il vostro lavoro. Un lavoro che è sempre tutto sommato protetto da queste stelle, no? Con i pianeti che ci sono nel segno del Toro, che vi regalano anche delle soddisfazioni e delle situazioni più banali e qualsiasi lavoro voi facciate. Andiamo al segno del Capricorno. Non è una luna idilliaca, ecco, quella che transita nel segno del Leone, lo sappiamo, è una posizione piuttosto scomoda, no? Quella della luna in Leone, perché è una luna che tende a nascondere, che tende a celare, che tende a coprire, e quindi bisogna indagare per capire in questo caso anche i reali sentimenti che una persona nutre nei nostri confronti, nei vostri confronti in questo caso, voi del Capricorno. Ecco, perché è una luna che è in contrasto con Venere, con Mercurio, quindi ci sono belle parole che vi vengono dette, ma magari sono solamente delle parole, quindi bisognerà approfondire, bisogna accertarsi, e magari, perché no, questa è una luna che vi invita a mettere anche un po' alla prova una persona, sia sul lavoro, ma devo dire anche in ambito affettivo. Capisco che la cosa potrebbe non essere proprio simpatica, ma in qualche caso è utile. Andiamo al segno dell'Acquario, ancora una luna opposta, ancora una giornata piuttosto faticosa per quanto vi riguarda, in un periodo che rimane comunque difficile per voi, amici dell'Acquario, perché ci sono tante forze planetarie che un po' vi remano contro, no? Quindi tutti quegli acquari che si lamentano un pochettino anche della sfortuna, beh, non hanno tutti i torti, devo dire, soprattutto in questa giornata la sfortuna potrebbe essere un po' protagonista, quindi cercate anche di non agevolarla, no? E quindi studiando con attenzione tutte le mosse da fare e tutte le persone anche da incontrare, perché in effetti questa è una luna che parla soprattutto di incontri, di rapporti personali che possono darvi qualche delusione, anche qualche dispiacere in questa giornata. Però magari selezionando le persone, selezionando gli impegni e rimandando anche gli incontri, quelli veramente importanti, beh, potreste in qualche modo mettere la sfortuna nel sacco. Andiamo al segno dei Pesci per chiudere. Beh, è una luna che ha a che fare con la quotidianità, ha a che fare un pochettino con la normalità, ecco, per voi. Una normalità che certamente non vi appartiene, perché sappiamo voi siete un segno non normale, ma nel senso buono della parola, perché siete delle persone molto sensibili, siete delle persone originali, siete persone un po' fuori dal comune, che hanno anche una grande creatività, e la state dimostrando in questo periodo, la creatività sul lavoro, nei rapporti personali, nelle amicizie. Sapete essere originali, sapete dare sempre dei consigli veramente validi, e se c'è una cosa che vi piace fare è aiutare gli altri, e in questa in questo periodo ci riuscite in maniera fantastica, devo dire. Questa è una giornata in cui alla fine sarete un po' stanchi della ripetitività di certe azioni, di certi gesti, anche di certe parole che vi vengono dette, però insomma è nelle piccole cose, amici dei Pesci, che in questa giornata si nasconde un vero tesoro.
Allora, oggi è venerdì, l'appuntamento con i consulti telefonici di Azus del lunedì pomeriggio si avvicina. Quindi ricordate, ogni lunedì tra le 17 e le 19 la possibilità di parlare direttamente al telefono con lui, privatamente, non televisivamente, per ottenere l'oroscopo personalizzato. Chiamate con il vostro nome, la vostra data di nascita, il luogo di nascita e possibilmente anche l'orario di nascita, per essere ancora più precisi nella determinazione di certi transiti. Quindi ogni lunedì dalle 17 alle 19 Azus che risponde alle linee di cartomanti europei 0773 493505, che però potete comporre anche adesso per prenotarvi, in modo che poi lunedì avrete sicuramente la possibilità e lo spazio per parlare con Azus. È tutto, la bella notizia è anche quella che tra qualche ora, per molti, non per tutti, inizia il weekend. Noi ci ritroviamo domani, sarà un bel sabato mattina. A presto!